Quello che avete visto è il cane da pastore bergamasco. Appartiene al gruppo dei cani da conduzione delle greggi che si origina molti secoli or sono nell'arco alpino e prealpino, con una particolare concentrazione nelle zone di maggiore pastorizia, come le valli del Bergamasco. È un cane meraviglioso e certamente varrà la pena spendere un pochino del vostro tempo per seguire questo breve video e saperne di più su questa splendida razza. Ma intanto, sigla! Morfologia: pastore continentale di tipo lupoide. Ha un aspetto rustico con mantello abbondante e caratteristico, di mole media, molto proporzionato e agile. All'altezza garrese misura 60 cm per i maschi e 56 per le femmine. Il peso è fra i 32 e i 38 kg per i maschi e fra i 26 e i 32 per le femmine. Standard: la testa è abbastanza grande, di forma parallelepipeda, con il muso leggermente rastremato e lungo, con il cranio che è poco arrotondato. Lo stop è marcato, gli orecchi semicadenti e triangolari, gli occhi grandi, marroni e scuri, le mascelle sono forti e i labbri ben tesi e pigmentati. Il tronco è quadrato e alto circa la metà dell'altezza garrese, con schiena dritta, groppa ampia, coda con radice grossa portata a scimitarra. Il mantello del pastore bergamasco è molto folto e abbondante, aumenta con l'età ed è completo a circa a 3 anni. È costituito in parte di lana che non fa la muta annuale, ma continua a crescere e forma le cosiddette tacole. Il pelo sulla metà anteriore è a fiocchi ondulati, ruvido come il pelo delle capre, mentre la metà posteriore del corpo è agli arti, forma dei bioccoli. Sul muso il pelo ricade sugli occhi coprendoli, grigio uniforme o a chiazza di tutte le gradazioni, anche con sfumature Isabella e fulvo chiaro. Temperamento: è un cane dall'intelligenza viva, vigile, ma nello stesso tempo tranquillo, quando non c'è bisogno del suo intervento. Sa di essere carattere deciso, coraggioso e un ottimo guardiano della casa e della proprietà. Può essere utilizzato anche per agility, protezione civile e l'obedience. È un cane rustico, forte e resistente alle intemperie, particolarmente indicato per vivere all'aria aperta, ma si adatta bene anche a vivere in appartamento. Utilizzo: cane da pastore, è ancora possibile vederlo al lavoro come conduttore di pecore e bovini, ma anche custode delle baite. È una razza selezionata da pastori in un ambiente difficile e ha conservato le doti di rusticità e di temperamento forte che gli sono propri. Bene, anche il nostro video per oggi finisce qui. Scusandomi in anticipo, anzi in ritardo, per la mia voce nasale dovuta a un leggero raffreddore, vi invito a seguirmi, iscrivervi al canale, attivare la campanella e lasciare un like. Noi intanto ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti da Fio Tutorial!